Ah. Calboni. Sei imboscato, Puccetti. Ah, io! È un bel direttore. L'albergo sarà riscaldato? Ma quale albergo? Io qui conosco tutti, faranno a gara ad invitarci. Andrea, i miei due soliti. Quali soliti? I soliti di sempre, no? Beh. Come sta, Carlo? Io... Calboni, ti posso presentare la contessa Serbelloni Mazzanti? Signora contessa, veramente molto piacere. Ma noi ci siamo già conosciuti, se non sbaglio. Maurizio, Seychelles, non so. Ma si può darsi. Signora contessa, lei non si offende, vero? Se le presento il ragionier Fantozzi, un bravo ragazzo. Comunque, senti, questa sera faccio una polenta da Filippo, vi aspetto tutti. Oh, senz'altro, saremo puntualissimi, signora contessa. Sì. Con mucho gusto. Bravo, cara. Fantozzi, porto anche te, sai. Grazie. No, mamma mia, che puzza. Puccettone, ma perché non vai in toilette invece di appestarci con questi tuoi venti? Questa sera il montaggio analogico mi ha completamente sconvolto. Ciao, Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì, sì. Ho due amici. Beh, diciamo di mezza età. Uno piccolotto, grasso. L'altro magro, ma miope. Occhiali doppi. Tipo civetta, sai. Come? Ah, ho capito. Vabbè. Ciao, Zizi. Occupate anche questa. Ma che? Sarebbero venute tutte, ma non appena vi descrivo inventano una scusa. Ma scusi, lei ci descrive così, Dice civetta, dice. Ma io non posso rovinarmi la piazza, non posso tirar bidoni, ecco. Ma scusa, Calboni, non potresti magari calcare un po' meno le tinte con le prossime? Ma quali prossime? Sono arrivata alla Z, quella era Zizi. Ciao, pupa. Scusi, signor Puschi, pupa. C'è movimento stasera? Siedi i primi. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo numeri di telefono. Ha capito? Ci si sceglie... Un drink, signori. Volete bere? Sì! Beh, noi abbiamo portato la Brunella Ballor. Ma che dite? Che ci portiamo? I cibicotti da casa? Ci porti tre scotches, grazie. Cos'è che beviamo, Calboni? Tre scotches. Beh, io intanto mi butto, Scotches. Sì? Signora 10, potrebbe concedermi un appuntamento, diciamo, al centro della pista fra, diciamo, 5 secondi? Ok. A presto. Avete visto? Su, coraggio, provate anche voi. Il conto, signore. Ah, sì? Beh, mette tutto sul mio conto. Quale conto? Beh, mandi tutto a casa. Ma in quale casa, mi scusi? Beh, facciano loro, Poi dopo facciamo i conti. Intanto io parlo con le signore. Regola. Mi sono accordato per 50.000 lire a ragazze. Un affare, no? Ma vogliono dei soldi. Ma perché? Quando abbiamo ancora in cassa? Ma con le 8.000 lire del ragionier Filini abbiamo 52.000 lire. Per bacco, accidenti. Bastano solo per la mia. E beh, dammele, va, perché la mia le vuole anticipate.